Coronamento della carriera? No, perché la tua carriera non è finita, anche se dopo che uno ha vinto uno scudetto, diventa difficile pensare che possa fare di meglio dopo, no? Ma Però tu c'hai voglia ancora. io sono un innamorato del campo, per cui sento il bisogno, tra l'altro dopo essere stato 2 anni fermi per motivi personali, sento il bisogno del campo. Il campo verde per me è una gioia, una soddisfazione, il lavoro giornaliero sul campo e sulla squadra è quello che mi è sempre piaciuto, per questo che ho detto spero di riprendere per togliermi se possibile altre soddisfazioni. Qui stiamo vedendo alcune foto che scorrono e che riguardano alcuni momenti della tua carriera. C'è la foto con Loris giocatore con la maglia del Tegoleto di qualche anno fa, pochi anni fa. Qui c'è CR7 che esulta insieme a te nello spogliatoio dopo la vittoria dello scudetto. Sono foto tratte da un'intervista che ti feci per Up Magazine e qui sei con Maurizio Sarri. Mi dici, insomma, vincere uno scudetto, no, in uno staff tecnico di una società come la Juventus, che cosa ti lascia a livello non solo professionale ma anche emotivo, Loris? A livello emotivo è sicuramente un'emozione Tu sei uno grandissima. che si Tu emoziona sa, ancora, eh? sei uno che si emoziona Ma ancora. assolutamente sì, il calcio mi dà continue emozioni, voglio dire, ma me le dà ancora se vado anche a vedere una partita, voglio Vedi, dire, questo è bello, eh. soprattutto quando poi c'hai chiaramente qualche passione dietro. Lo stesso Arezzo, che per me è sempre stata una passione, ancora mi emoziona, voglio dire, per carità di Dio. Ma è chiaramente vincere il campionato, ma soprattutto avere quell'esperienza che a questo punto mi permette di poter dire che ho fatto tutti i campionati, meno che la B, vivere quell'esperienza, andare a vivere la Champions, eccetera, sicuramente sono esperienze per chi non ha avuto la possibilità di fare il giocatore professionista o l'allenatore ad altissimi livelli, sono state sicuramente delle emozioni fortissime, voglio dire.